Insegnami a migliorare come spadaccino, ti prego! Mi deludi, Roronoa, profondamente. Stai chiedendo ad un nemico di diventare tuo maestro. Dovresti vergognarti. Sei patetico, non ho niente da spartire con te. Mi sbagliavo sul tuo conto, ti avevo ampiamente sopravvalutato. Andiamo, alzati. Ti rendi solo ridicolo. Voglio diventare più forte! Ho ben poco da dare a uno che mi implora e che striscia i miei piedi perché le ha prese dai babbuini e non riesce ad andarsene da quest'isola. I babbuini li ho sconfitti. Cosa? Ora non mi resta che dare un'umiliazione a te. Ma è chiaro che non sono così sciocco da pensare di poterti battere in questo stato. Io non ti capisco. Se mi consideri un nemico, perché sei in ginocchio, pregandomi di farti da maestro? Non ha alcun senso. E insomma, che vuoi? Ciò che voglio è superarti. Prima mi supplichi perché ti addestri e poi mi avverti che vuoi farmi la pelle. Certo che no. Comunque, per quanto ridicola sia la tua richiesta, ho capito una cosa. Questa volta c'è una ragione più valida dell'ambizione che ti motiva, giusto? Il tempo non è mai sufficiente. Iniziamo subito. Hai detto di aver sconfitto gli umantrilli. Una specie che imita gli umani sino ad apprendere le loro tecniche. Sappi che anche nei loro branchi vige una gerarchia.